Con la sindaca Cecilia Francese alla presentazione ufficiale della Battipagliese, il campionato già è iniziato, ma questa sera ufficialmente si presenta alla città anche la nuova società. Sì, finalmente arriva questo momento, direi un bellissimo momento, perché il salotto è pieno della squadra principale, la squadra dei ragazzi più piccola e tanti tifosi e soprattutto i sostenitori, perché oggi tenere una squadra di calcio vuol dire avere degli imprenditori che investono e che ci credono. E quindi qual è il luogo migliore per la presentazione se non il comune, la casa comunale, che è la casa anche loro di tutti i battipagliesi. Stavamo ascoltando a microfoni spenti anche con Pietro Cerullo, l'amministrazione si sta muovendo per cercare di risolvere le problematiche relative agli impianti sportivi. L'amministrazione si sta muovendo da sempre, perché se voi andate in tutti gli impianti sportivi, io penso anche all'impianto di Salerno, il vecchio Vestuti, o se andiamo anche nelle strutture ospedaliere, i certificati di agibilità nessuno li tiene e mai nessuno se n'era interessato. Noi lo veniamo a sapere quando nel 2019, recentemente, qualcuno ha fatto una denuncia e quindi è venuto fuori questa cosa. Ci siamo attivati da subito nello stadio Pastena, abbiamo già speso circa 50.000 euro per le prove strutturali, quindi l'impegno c'è di un comune, e ti parlo, allora stavamo anche in predissesto, in riequilibrio di bilancio. Oggi ci sta lavorando per accelerare i termini e i tempi, ci sta lavorando il presidente dell'Ordine degli Ingegneri, e quindi anche grazie all'Università di Salerno, per cercare di risolvere quanto prima i problemi per rendere l'agibilità dello stadio. Il Sant'Anna, il 10 ottobre si chiude il tempo per partecipare alla gara per rifacimento, buttare e rifare tutto il nuovo Sant'Anna, che penso poi diventerà lo stadio della Battipagliese, perché parliamoci chiaro, lo stadio Pastena al suo tempo fu costruito così in maniera grandiosa, ma poi insomma non è stato neanche portato a termine e abbiamo tutta una parte proprio mai occupata, e quindi abbiamo avuto un finanziamento con 10 milioni di rigenerazione urbana, di cui 4 milioni e mezzo sono riservati tra mercato coperto, Sant'Anna e la nuova sede della protezione civile, più quel milione che viene fuori dal bando sport e periferia. Quindi abbiamo abbastanza soldi per poter fare il nuovo Sant'Anna, e ti dirò, io sono più legata al Sant'Anna perché quando ero ragazza andavo anche io a vedere la Battipagliese, c'era mio cugino Raffaele che giocava, e quindi tutte le domeniche c'era questa cosa, le ragazze, proprio le persone che andavano a scuola, la domenica ci vedevamo tutti lì al Sant'Anna a seguire la nostra squadra nel pieno centro di città. Quindi io tifo per il Sant'Anna, che almeno i tempi, una volta aggiudicata la gara, in tempi certi, poi sai, è il privato, a quel punto i soldi ci sono, il privato si aggiudica, penso che il Sant'Anna verrà fatto in breve tempo.